Buonasera, tra poco il nostro telegiornale apriremo con il maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Viareggio, perché ha scoperto 40.000 prodotti tra non sicuri e senza licenza. E poi sono pronte le modifiche alla viabilità in occasione del 105 Summer Festival di venerdì prossimo all'aeroporto di Massa. Vi diremo quali sono i divieti di sosta e di transito. Al via domani anche i centri estivi a Carrara, gestiti da Nausicaa, accolti più di 450 bambini. E poi torna a Massa Biblioteca Fuori Porta. Si parte il 12 luglio, tanti sono gli appuntamenti fino a fine agosto. Di questo e di altro tra poco, dopo la sigla. Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare. Macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Di nuovo buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale qui su Antenna 3. Allora, parlavamo nei titoli dei controlli della Guardia di Finanza in Versilia, che ha sequestrato nell'ultima operazione 29.000 prodotti non sicuri e 10.500 accessori da fumo. Sentiamo i dettagli da Rossella Barattini. Sono stati sequestrati 29.000 prodotti non sicuri e oltre 10.000 prodotti da fumo senza regolare licenza. Si tratta dell'esito dell'ultima operazione delle Fiamme Gialle del gruppo di Viareggio, in un punto vendita all'ingrosso di articoli per la casa rappresentato legalmente da un uomo di etnia cinese. Gli articoli, sprovvisti delle adeguate autorizzazioni, erano esposti alla libera vendita ed erano in violazione delle norme prescritte dal codice del consumo. Nello specifico sono state trovate ben 29.000 tra pile, giocattoli, accessori per la casa, bigiotteria e accessori vari, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro cautelare amministrativo ai fini della successiva confisca. Durante il controllo sono stati trovati anche molti prodotti accessori ai tabacchi da fumo, come cartine e filtri, presenti sugli scaffali dell'attività commerciale, venduti senza le prescritte autorizzazioni per la vendita di tali beni. Anche in questo caso i prodotti, circa 10.550, sono stati sequestrati. All'esercente sono stati fatti ben due verbali di accertamento ed è stato sanzionato. La sanzione pecuniaria potrà variare adesso da un minimo di 516 euro ad un massimo di 35.800 relativamente ai prodotti non sicuri, mentre da un minimo di 5.000 ad un massimo di 10.000 per la vendita dei prodotti accessori e tabacchi da fumo. A Pietrasanta sarà lutto cittadino nel giorno in cui si celebrano i funerali di Federico Nappi, il giovane operaio deceduto ieri nell'incidente in via della Rocca.
Lo ha deciso il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che firmerà il decreto non appena sarà resa nota la data delle esequie. In attesa che venga stabilita, il primo cittadino raccomanda a tutti gli organizzatori di manifestazioni e spettacoli sul territorio comunale di osservare la massima sobrietà nello svolgimento, valutandone dove possibile la sospensione o il rinvio. E sempre su richiesta del sindaco, questa sera il DAP Festival osserverà un minuto di silenzio prima di inizio dello spettacolo in programma al chiostro di Sant'Agostino. Il Consiglio Comunale di Pietrasanta e la sua Presidente, unitamente al Sindaco e agli assessori della Giunta, rinnovano la loro vicinanza e profondo cordoglio ai familiari e agli amici di Federico e abbracciano con particolare affetto la sua compagna Francesca e la bimba che sta arrivando. Sabato pomeriggio, a seguito di un intervento dei vigili del fuoco di Massa, richiesto dall'amministratore di condominio, il sindaco Francesco Persiani ha dichiarato inagibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza le cosiddette case Lamaro sul Viale Roma, procedendo a far allontanare per alcuni giorni le 22 famiglie residenti, circa 50 persone. Nel corso dell'intervento sono state riscontrate problematiche strutturali in più porzioni del solaio di copertura, con rischio di possibile crollo. Alcune famiglie hanno trovato ospitalità da familiari e conoscenti, altre, grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale e dell'amministratore di condominio, in strutture di emergenza. Lo stabile necessita di ulteriori verifiche da parte di personale tecnico specializzato, oltre che lavori di ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza. E torniamo ad occuparci della chiusura di Via Alta Tambura nei fine settimana. I consiglieri Tarantino e Santi chiedono all'amministrazione navette gratuite, ma è critico anche Stefano Benedetti. Sentiamo perché da Benedetta Bianchi. Bussa navetta per raggiungere la valle di Renara e il fiume. La propongono i consiglieri comunali Daniele Tarantino e Giovanna Santi dopo il primo weekend di chiusura della strada a partire dal bivio, provvedimento adottato dall'amministrazione comunale per evitare la sosta selvaggia come ogni estate. La chiusura di Via Alta Tambura ha sollevato non poche polemiche tra residenti e frequentatori del fiume. La ZTL, attiva nel fine settimana fino all'8 settembre e il 14 e 15 agosto dalle 8:30 alle 17:30, mira, dicono i consiglieri, a tutelare, ma anche ha creato disagi perché, nonostante il fiume rimanga accessibile a piedi o su due ruote, molti lamentano la mancanza di posti auto e molte auto parcheggiate lungo via Basta Tambura fino al ponte di Forno. I due consiglieri incentivano l'uso di mezzi pubblici, ma chiedono anche un servizio navetta gratuito e presenteranno la proposta in consiglio comunale. E sul tema interviene anche Stefano Benedetti dell'associazione Massa Città Nuova, criticando la soluzione adottata dall'amministrazione. Mi riesce difficile capire il motivo per il quale, dopo 6 anni, dice Benedetti, non siano riusciti a superare la problematica con un progetto complessivo anziché con un intervento di forza che sta generando problematiche e disagi. L'afflusso di persone non è diminuito, aggiunge. I residenti faticano a partire e a rientrare in paese, gli abusi sono ancora presenti e si impegnano nei festivi vigili urbani. Secondo Benedetti sarebbe stato meglio destinare posti auto numerati ai residenti e bonificare la zona per tempo, in modo da poter sviluppare un vero e proprio turismo della montagna in piena sicurezza. Modifiche alla viabilità per il 105 Summer Festival. Attenzione però, perché ci saranno divieti di sosta e di transito nelle vicinanze dell'aeroporto, ma alle Iare è prevista un'area parcheggio con navetta. Vi diamo tutti i dettagli. Mancano pochi giorni e Massa si prepara ad accogliere l'ultima tappa del 105 Summer Festival e i numerosi artisti che venerdì 5 saliranno sul palco installato all'aeroporto. E allora ricordiamo che l'evento, con inizio dalle 20:30, apertura cancelli già dalle 15, è gratuito. Il comune di Massa, in collaborazione con Park for Fun, ha individuato come aree destinate a parcheggio l'ex mercato ortofrutticolo delle Iare e Via Verdi. Per il primo è previsto un costo di 8 euro per le auto e 5 per i motocicli, con collegamento navetta a 7 euro andata e ritorno. Il parcheggio in Via Verdi invece ha un costo di 10 euro per le auto e 5 per i motocicli. I posti auto sono prenotabili sul sito parkforfun.com fine esaurimento.
e in vista dell'evento il comandante della Polizia Municipale ha firmato l'ordinanza per la viabilità, tenendo conto che una volta raggiunto il limite di capienza dell'aeroporto molte persone assisteranno dall'esterno occupando la strada, che in quel tratto sarà appunto chiusa al transito. Nel dettaglio, da mezzanotte di venerdì alle 3 di mattina di sabato è istituito il divieto di sosta in via intercomunale Viale Marina, tra la rotatoria di via Stradella e il Conad e il lungomare di Levante, via del Sale, tratto a monte dell'aeroporto, e via Verdi, tra via Fescione e via intercomunale. Dalle 10 di venerdì mattina scatterà anche il divieto di transito, divieto di sosta anche alle Iare, dalle 15 di giovedì fino alle 9 di sabato, eccetto per i mezzi che avranno acquistato il biglietto del parcheggio, e in via Verdi, da via Fescione a via del Mare e via Fescione fronte verso il park, dalla mezzanotte di venerdì alle 9 di sabato mattina. E ancora, senso unico con direzione via Reggio Carrara nel tratto di via Stradella, tra la rotatoria del Conad e via Fescione, per permettere un agevole deflusso dei mezzi provenienti da monte. I veicoli autorizzati hanno l'obbligo di esporre sul cruscotto il contrassegno e il logo, e il traffico ordinario sarà dirottato lungo percorsi alternativi. A Lucca da oggi sono in vendita all'Infopoint Castello di Porta San Donato i gadget ufficiali realizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Lucca Plus. Fanno parte del primo stock t-shirt, felpe, shopper in tessuto, cappellini, tazze, matite e borracce. Un lancio iniziale che verrà implementato con nuovi prodotti nei prossimi mesi, una strategia di promozione che distingue e identifica Lucca nel mondo e che parla di questo monumento, cioè le mura. Le mura infatti sono un simbolo internazionale, e si aggiunge inoltre l'apertura di un nuovo bookshop a cura di Lucca Plus, che già gestisce l'accoglienza nel Castello San Donato, dove sono disponibili testi dedicati a Lucca, editi dalla Maria Pacini Fazzi editore, e i quaderni della Istorica Lucense. 5 plessi, 454 bambini, tanto divertimento a Carrara. Partono domani i centri estivi comunali gestiti da Nausica. La Multiservizi ha ottenuto l'affidamento della gestione delle attività fino al 2026. A partire da domani, mercoledì 3 luglio, i centri estivi comunali di Carrara saranno pienamente operativi. La gestione del servizio è affidata a Nausica, incaricata dall'amministrazione per il triennio 2024-2026. Quest'estate Nausica si occuperà di 454 bambini e bambine di tutte le età, comprese tra i 3 e gli 11 anni, distribuiti in 5 plessi differenti a seconda delle fasce d'età. Per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, sono disponibili i centri presso la Scuola dell'Infanzia per e la scuola d'infanzia Anderson. I bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni saranno invece accolti presso la scuola primaria Nardi, la scuola primaria Paradiso A e la scuola primaria Paradiso B. Le attività in programma sono varie e includono sport, mare e piscina, con un orario flessibile fino al 16 di agosto. Fino alla fine di luglio il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 oppure dalle 8 alle 16, con possibilità di mensa e trasporto. Dal 1 agosto al 16 agosto l'uscita pomeridiana sarà anticipata alle 14, mantenendo sempre la possibilità di mensa e trasporto. L'assessore alle partecipate, Carlo Orlandi, ha sottolineato che quest'anno l'amministrazione, gli uffici comunali e Nausica stessa hanno fatto un grande sforzo per offrire un servizio non solo ampio, ma anche di altissima qualità. Per la prima volta a Carrara è stato infatti deciso un affidamento triennale del servizio, permettendo una programmazione più accurata. Il presidente della Multiservizi, Antonio Valenti, ha espresso soddisfazione per le numerose adesioni ricevute quest'anno. Per far fronte all'elevato numero di richieste è stata infatti individuata una nuova sede per ospitare le attività, una decisione presa in collaborazione con gli uffici comunali e l'amministrazione, sempre con l'obiettivo di mantenere alti gli standard di servizio. Tra poco, dopo la pubblicità, parleremo di biblioteca, parleremo del Festival Convivere e di musica. Vi aspetto tra poco. La mia macchina.
bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Monasterio è il centro cardiologico italiano che si prende cura del cuore di tutti, a tutte le età, con tecniche avanzate che migliorano la qualità della vita. In questa grande squadra ognuno gioca un ruolo fondamentale, personale sanitario, ricercatori, pazienti e volontari. Supportaci anche tu, con il tuo aiuto possiamo diventare ancora più forti. Dona il tuo 5 per 1000 a Monasterio, la squadra del cuore di tutti. Anche per quest'estate torna Biblioteca Fuori Porta, un'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura di Massa con la Biblioteca Civica e i volontari LAV, lettura ad alta voce, un calendario ricco di appuntamenti. Vediamoli insieme. Torna Biblioteca Fuori Porta, la rassegna estiva promossa dall'Assessorato alla Cultura di Massa di Monica Bertoneri ed organizzato dalla Biblioteca Civica Stefano Giampaoli in collaborazione con i volontari LAV di lettura ad alta voce e le librerie cittadine. Dopo il successo dello scorso anno, ha spiegato l'assessore alla cultura, torna il format estivo della nostra biblioteca che nasce dall'idea di avvicinare alla lettura sempre più persone, andando ad incontrare cittadini e turisti in vari luoghi della città. La rassegna quest'anno coinvolgerà un ampio pubblico grazie alla varietà delle tematiche affrontate, come ad esempio la narrativa per adolescenti e bambini, la saggistica contemporanea o la divulgazione scientifica per le famiglie. Il primo appuntamento sarà venerdì 12 luglio alle 21:15 nella corte del Museo Diocesano di Massa. Verrà inaugurata la mostra artistica dei ragazzi del Centro Zefiro di Massa con I miei occhi. A seguire la presentazione del libro La mia migliore amica Neko, storia di una Aiko Kimori e una Nekoki Girl di Giulia Besa. La rassegna continuerà poi giovedì 18 luglio alle 21:15 a Villa Cuturi con la presentazione di Antologia degli sconfitti, cronaca quasi poetica del presente di Niccolò Zancan, per una serata dedicata alla saggistica contemporanea. Giovedì 25 luglio alle 21:15 in località Ronchi in piazza Calamandrei, una serata invece dedicata al romanzo con Ladro di origami di Sara Purpura. Martedì 30 luglio sarà invece dedicato al teatro, l'appuntamento è sempre alle 21:15 al Teatro delle Terme di San Carlo, dove verrà interpretato Super Machine, atto unico di Francesco Alupca con Franco Alupca, Maria Trenta, Alice Fazzi, Sara Mari. Gli appuntamenti con Biblioteca Fuori Porta continueranno anche ad agosto, così giovedì 1 agosto a Villa Cuturi, sempre alle 21:15, una serata dedicata alla divulgazione scientifica per le famiglie con Dinosauri eccellenti di Willy Guasti. Venerdì 9 agosto alle 21:15 alla Corte del Museo Diocesano, protagonista invece la letteratura con Il male dei fiori, Baudelaire a processo di Antonio Castronuovo. Martedì 13 agosto in località Ronchi in piazza Calamandrei la serata sarà interamente dedicata ai bambini con libri a perdifiato, uno spettacolo di narrazione di Alfonso Cucurullo. Ultimo appuntamento, mercoledì 21 agosto, sempre alle 21:15 nella corte del Museo Diocesano. Si conclude con una serata dedicata ai libri artistici con Libri da vedere, Il Don Chisciotte della Mancia e di Miguel de Cavantes e illustrato da Gustave Doré. La 19ª edizione del Festival Convivere, in programma dal 5 all'8 settembre a Carrara, conferma le sinergie con le attività ricettive e di ristorazione della città. Le attività possono affiliarsi al sito ufficiale in due differenti modalità. La prima, che prevede le adesioni alla pagina menu per i ristoranti, bar, tavole calde del centro storico, dove è possibile sia proporre un piatto realizzato con prodotti tipici locali ad un prezzo pensato per il pubblico del festival,
sia a partecipare alla terza edizione della Caccia ai Tesori di Carrara. In questo caso i locali consegneranno ai clienti degli indizi che, una volta svelati, li porteranno alla scoperta di bellezze della città. Le strutture ricettive e gli operatori potranno inserire la loro proposta e il festival garantirà la segnalazione della struttura con un link al proprio sito web o pagina Facebook. Il modulo di adesione dovrà essere inviato entro il prossimo 31 luglio. Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria a info@vivere.it. Il palco della musica in piazza Gramsci a Carrara, mercoledì 3 luglio alle 21, ospita il saggio di fine anno delle allieve e allievi della Scuola Comunale di Musica Città di Carrara. Il repertorio brani che spazieranno dalla musica classica a quella più contemporanea. È Danilo Sacco il protagonista del prossimo appuntamento di Voce all'Autore 2024, omaggio a Franz Kafka. In programma giovedì 4 luglio alle 21.15 nel giardino di Palazzo Binelli in Via Verdi a Carrara. Nell'occasione sarà presentato il suo nuovo libro Donne senza paura, vite coraggiose per i diritti e la parità di genere, arrivato alla terza ristampa a soli 3 mesi dalla pubblicazione. Dialogherà con l'autore Michela Rossi, presidente dell'Associazione Culturale Culture. Giovedì 4 luglio, gran finale per la 17esima edizione del concorso nazionale Teatrica a Castelnuovo Magra, con la premiazione ufficiale e la consegna dei premi ai vincitori, preceduta alle 21.30 dalla Compagnia degli Evasi, organizzatrice del concorso, che metterà in scena Apericena Pochad, la commedia piena di gag comiche, giochi e riflessioni sociopolitiche d'attualità, è scritto e diretto da William Cidale. Teatrica è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra nell'area verde del centro sociale polivalente di Via Carbonara. Sabato 6 alle 21.30 con ingresso libero al Parco del Monte di Pasta a Massa, il Festival di Musica sulle Apuane e l'Associazione Alberto Benetti APS promuovono lo spettacolo Non sopporto le cose storte, reading concert sulle navi a perdere e attorno alla morte del capitano Natale De Grazia, ideato e messo in scena da Andrea Carni, ricercatore e docente di criminalità organizzata e metodologia della ricerca presso l'Università degli Studi di Milano e Fabio Macagnino, musicista e cantautore calabrese. E adesso guardiamo insieme quelle che sono le previsioni del tempo per domani e i giorni successivi. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni del tempo per mercoledì 3 luglio, temporaneo aumento dell'instabilità con molte nubi associate a rovesci sparsi fra la tarda mattinata e il pomeriggio, temperature in ulteriore calo, specie le massime fino a portarsi sotto le medie, venti deboli dei quadranti settentrionali con locali rinforzi nel pomeriggio lungo la costa, mare mosso. Previsioni per giovedì 4 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso con miglioramento della visibilità, innocui addensamenti a ridosso dei rilievi più intensi nel pomeriggio. Temperature minime in lieve diminuzione, fresco al primo mattino, valori diurni invece in ripresa. Venti deboli o moderati nord-occidentali con rinforzi nel pomeriggio sulla costa, mare poco mosso o localmente ancora mosso al mattino. Nei giorni successivi un graduale rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo occidentale favorirà tempo stabile e soleggiato, probabilmente fino al weekend. Temperature in rialzo fino a riallinearsi alle medie del periodo, venti deboli o localmente moderati occidentali, mare poco mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono altre notizie per questa sera, grazie per la vostra attenzione, vi invito anche a guardare i nostri social, quindi Facebook, Instagram e naturalmente potete seguirci sul nostro sito www.antenna3.it.
TV. Grazie ancora e buona serata. Appuntamento domani.